Calliope, dove sei? Kratos guardò ovunque, ma sua figlia era scomparsa. In mezzo alla stanza sedeva una figura elegante, una figura che riconobbe subito. Era Persefone, moglie di Ade, regina dei non morti. Dov'è mia figlia, strega? Modera le parole, fantasma di Sparta. Stai parlando con la dea degli inferi. Tua figlia sta bene. Vive fra le anime pure nei campi Elisi. Portami da lei! Hai dimenticato, Kratos? L'Olimpo ha bisogno di te. Dormono per mano di Morfeo. Ho servito fedelmente gli dei, ma loro non mi concedono quel che voglio. Sono stufo delle loro richieste. Gli dei dell'Olimpo mi hanno deluso, Kratos. Sono stata tradita da Zeus e ingannata da mio marito, Ade. Ora devo rimanere negli inferi come regina dei morti, per servire i caduti e occuparmi di loro come i miei figli. Persefone! Pretendo di vedere subito mia figlia! Come desideri. Se Calliope è il tuo vero desiderio, posso aiutarti. Ma sei avvisato, fantasma di Sparta. Il mondo degli umani soffrirà per questa tua scelta. Non mi importa del mondo e del suo dolore. Dov'è lei? Se vuoi rivedere tua figlia, devi diventare degno dei campi Elisi. Deponi le tue armi all'albero desolato e lascia che liberi i mali del tuo passato. Solo allora sarai redento dei tuoi peccati e potrai così varcare la soglia divina. Stato valoroso, Kratos. Hai varcato il portale e trovato chi cercavi. Calliope! Padre! Figlia mia! Perché sei andato via? Ora sono qui, bambina mia, e giuro che non ti lascerò mai più. Ho osservato voi, ridicoli mortali, per 1000 anni. Ed è sempre la stessa storia. Soddisfare voi stessi prima degli altri è sempre stata la vostra debolezza. Ma ora non più. Ora tu servi al mio scopo. È tempo di porre fine ai torti subiti. Il titano adempierà al suo destino e finirà ciò che io ho iniziato. Ho liberato Atlante. Tu? Mentre tu pateticamente rinunciavi alle armi, Atlante ha completato la missione affidatagli. Col potere del sole in mano sua, è solo questione di tempo prima che distrugga il pilastro che sorregge il mondo. E l'Olimpo con esso. Perché? Credi abbia scelto io di sposare un uomo che non amavo? Di vivere questa vita? Sono stata tradita da quegli stessi dei che mi consideravano una di loro. Ma ora basta. Distrutto quel pilastro, il mondo sprofonderà nel caos. E che ne sarà di te? Io mi godrò un po' di pace e sarò liberata da questa miserabile esistenza. Morirò, ma è una mia scelta. Padre, che cosa succede? Ho paura! Sei stato egoista, hai scelto tua figlia. E così mi hai causato la rovina. No. I campi Elisi cadranno, Kratos. E lei morirà. No! Non permetterò agli dei di sottrarmela di loro! Padre! Sapeva bene cosa doveva scegliere. Tuttavia gli era impossibile.
Stare con la figlia significava la fine del mondo e anche la sua morte. Fermare Persefone e Atlante significava perdere sua figlia Persefone. L'odio e l'ira contro gli dèi crescevano sempre più, ma sapeva che c'era solo una cosa da fare. Padre! Padre! Quanto aveva guadagnato in umanità, l'aveva perduto in forza. Doveva diventare il mostro che era un dei, se voleva sconfiggere Persefone. Se voleva salvare sua figlia. Doveva sacrificare la propria vita affinché lei potesse vivere. In quel momento, Kratos capì che il suo destino non era con Calliope. Il fato non era mai stato clemente.
Spartano, assisti alla fine. Vada lei. Resta con lei. Lascia questo mondo. Atlas. La tua sofferenza non avrà mai fine, fantasma di Sparta.
credi forse che le divinità olimpiche ti aiuteranno? Ma io dico, dove sono i tuoi dèi ora, Kratos? Perché non accorrono in tuo aiuto? A me non serve l'aiuto degli dèi! Ma ora io so che cosa devo fare. Li servirò! E loro manterranno la promessa di liberarmi dal mio passato! Senti, Spartano, quanto è credibile la promessa di un dio olimpico? È tutto quello che ho, Atlante! Ci rincontreremo, Spartano. Il fato ha stabilito così. Un giorno tu ti pentirai di quello che hai fatto. Il possente Atlante rimase incatenato, condannato per l'eternità a sostenere il mondo sulle sue spalle, una pena persino più grave di quella inferta ai titani da Zeus. Il destino di Atlante era stato deciso e la dea Persefone scomparve. Kratos aveva salvato l'umanità, ma poco gli importava. Abbandonando sua figlia, aveva lasciato l'unica persona che aveva mai amato. Ciò che cercava da tempo e aveva finalmente trovato, ora era perduto per sempre. Mentre il carro del sole saliva di nuovo in cielo e il vigore di Elio tornava a splendere sul mondo, Morfeo si ritirava nelle ombre. La vittoria portò poca soddisfazione a Kratos. Negli anni di servitù che lo attendevano, avrebbe dovuto affrontare il suo passato e riappropriarsi dell'umanità perduta con la nascita della sua triste leggenda. Alla fine, Kratos finì col pagare il caro prezzo delle sue implacabili battaglie, cadendo dal carro sulla terra. Fu forse un sacrificio troppo duro da sopportare, persino per il fantasma di Sparta. Ha servito ancora, Atena. È un mortale straordinario. È debole. Lo dobbiamo aiutare. Vivrà. Devono.